Allora, adesso vi proponiamo, in una carrellata che speriamo sia abbastanza veloce, alcune fotografie sulla nostra città, fotografie di temi, come com'è la, diciamo, la popolazione di Arese oggi, come si sviluppa il nostro territorio, qual è il bisogno educativo di questa città. E quindi comincerei subito dando la parola a Barbara, che ci parlerà del profilo demografico di Arese. Buonasera a tutti. Allora, il mio compito stasera è quello di provare a condividere insieme alcune riflessioni che abbiamo fatto in questi mesi di lavoro, siamo incontrati, quindi sono una semplice portavoce del, diciamo, del primo nucleo del forum. Partendo proprio dall'idea che diceva prima Giuseppe, ossia il fatto che per pensare a qualsiasi progetto c'è bisogno forse prima di conoscere il territorio appunto all'interno del quale ci muoviamo. Allora, lo sforzo che abbiamo fatto è provare a fare una piccola fotografia sintetica, sicuramente non esaustiva, di quello che oggi è Arese, partendo da alcuni dati raccolti attraverso le fonti anagrafiche del comune, che quindi ci dicono qualcosa fondamentalmente di chi sono oggi gli aresini, nel senso che noi tutti forse abbiamo, come dire, delle percezioni, delle immagini, delle idee, può essere utile confrontarsi con un'oggettività. Allora, il primo dato da cui ovviamente partire è ricordarci quanti siamo. Allora, complessivamente voi vedete che nel corso di 9 anni fondamentalmente Arese è rimasta piuttosto stabile in termini di popolazione residente, nel senso che c'è stata appunto una variazione in termini di unità pari a 582 persone, quindi il dato è fondamentalmente quello appunto di una continuità, di una stabilità numerica. Però approfondendo e entrando nel merito poi della composizione e della distribuzione di questa popolazione nelle diverse variabili, iniziamo a trovare qualche sorpresa, che in effetti ha sorpreso per primi noi, nel senso che ci ha in qualche modo decostruito alcune idee, alcuni stereotipi, alcune immagini che forse noi tutti abbiamo di Arese. La prima di queste è legata all'idea appunto che Arese sia la città dei bambini, una città giovane. Ecco, se guardiamo questo grafico, vediamo immediatamente che nell'arco degli ultimi, dal 2002 al 2010, abbiamo senz'altro avuto un incremento dei bambini compresi tra i 0 e i 14 anni, complessivamente il 15%, ma che è un incremento decisamente inferiore rispetto all'incremento avuto della popolazione avente più di 65 anni, un incremento del 20-64%. Lo stesso dato è ancora, se riletto in un'altra prospettiva come questa che vi propongo, è ancora più evidente. A partire dal 2004 abbiamo un'inversione di tendenza. I bambini da 0 a 15 anni sono decisamente inferiori rispetto alla popolazione appunto oltre 65 anni. Questo penso che sia un dato su cui riflettere e poi magari torneremo. Da un certo punto di vista niente di nuovo rispetto a quello che sappiamo oggi dell'andamento demografico a livello nazionale, ma è interessante avere la consapevolezza che anche Arese è esattamente dentro questo trend. C'è un'altra idea, un'altra immagine che credo che noi tutti abbiamo, o perlomeno
Io sono cresciuta con questa idea, perché abitavo in un villaggio pieno di persone che venivano dalla Francia, dalla Germania, da alcuni dei paesi ricchi dell'Europa. Oggi Arese forse non è più solo abitata da stranieri che provengono da queste parti del mondo e che vengono appunto qui in virtù della loro professionalità molto elevata a ricoprire alcuni posti importanti nel tessuto aziendale appunto del nostro territorio, perché se, come dice bene questa immagine, facciamo una fotografia dell'ultimo dato disponibile del fenomeno migratorio ad Arese, vediamo che la percentuale di stranieri afferente al mondo sviluppato, quindi i paesi dell'Europa, potremmo dire occidentale, degli Stati Uniti e Canada e del Giappone, rappresenta sicuramente una quota importante, pari al 47%, ma dall'altra parte troviamo due grosse nuove aree di provenienza degli stranieri ad Arese, che sono i nuovi paesi dell'est Europa, cioè nuovi, non sono nuovi, però devo dire in termini di fenomeni migratori senz'altro, quindi le comunità più significative all'interno di questo gruppo sono quella ucraina, quella romena, albanese, e l'altra comunità emergente è quella del Sud America, in particolar modo i peruviani. Lo stesso dato appunto è più esplicativo se lo vediamo su un breve asse diacronico, però appunto dal 2007-2010 cosa notiamo? Se voi guardate le barre appunto in verde, notiamo un lieve incremento della presenza di stranieri in Italia, sull'Italia d'Arese complessivamente, però a fronte di un decremento dal 57% al 47% appunto degli stranieri provenienti dai paesi ricchi, e parallelamente un incremento delle altre due aree geografiche, appunto l'est Europa e Sud America. Ecco, questo dato, in termini assoluti, nel 2010 gli stranieri rappresentano sulla popolazione totale 6%, quindi naturalmente non stiamo parlando di cifre estremamente importanti, però sono cifre, soprattutto questo andamento che qui vedete nella slide, ci dice di un trend in corso e ci dice quindi che forse dobbiamo iniziare in modo preventivo, in modo, come dire, prospettico, a porci alcune domande su questo, nel senso che va da sé che questo fenomeno è legato al processo complessivo di deindustrializzazione della nostra area e comunque a una crisi economica complessiva anche nel nostro paese, che ha ricadute anche sul nostro territorio, a favore appunto dell'emergenza di nuove figure di cui sempre più abbiamo bisogno, le badanti, le colf per l'assistenza domestica. Allora, c'è un problema quindi di sviluppare nuove forme di integrazione sociale, di coesione, al fine appunto di evitare che tutto ciò possa portare invece a una situazione di disagio, senza pensare appunto alle forme più estreme di conflittualità. C'è poi un altro aspetto che naturalmente è molto rilevante, che è quello legato al benessere economico e sociale del nostro paese. Non abbiamo dati disponibili legati ai redditi, anche i dati relativi alle professioni non sono sempre aggiornati e quindi non sono per noi attendibili. Abbiamo pensato che quindi un indicatore che poteva essere utile per dar conto non tanto del benessere, ma del potenziale, della potenziale emergenza di un disagio
economico-sociale potessero essere i dati relativi ai, alle persone attualmente in carico ai servizi sociali di Arese. Senza entrare nel dettaglio, entrambi questi grafici ci dicono in prima battuta una cosa molto chiara, che sia che consideriamo il totale delle famiglie e i minori, sia che consideriamo gli utenti singoli, che sono appunto in entrambi i casi indicati in verde, notiamo appunto anche qui un andamento di crescita. Stiamo parlando anche qui di percentuali basse, siamo il 2% della popolazione, ma ci pare interessante constatare appunto che c'è come dire, appunto un, anche Arese è stata colpita da, come appunto molte famiglie nazionali, da, dalla crisi. Naturalmente questo dato potrebbe essere anche spiegato con banalmente dicendo che potrebbe esserci anche un incremento dell'efficienza dei servizi sociali. Benissimo, rimane il fatto che ci sono 327 soggetti appunto che sono in difficoltà. Il tema naturalmente è connesso alle questioni economiche e questo ci traghetta all'ultima questione, che è legata alla, appunto a quello che è oggi il mercato del lavoro sul nostro territorio. È vero che moltissimi aresini non lavorano ad Arese, che siamo tutti, cioè molti sono pendolari, però può essere anche questo interessante, cioè un dato interessante capire qual è oggi la composizione delle attività industriali ad Arese. È così vero che siamo, possiamo essere appellati come la città dei motori quando voi entrate da Arese, passando appunto da entrando a Passinana, trovate questa bellissima insegna città dei motori, che fa naturalmente eco alla nostro, al nostro passato legato alla, all'Alfa Romeo. Bene, oggi se guardiamo appunto questi dati degli ultimi due anni, vediamo che il peso dell'industria nella composizione delle attività imprenditoriali sul territorio è una quota insomma, non così significativa, a fronte invece dello sviluppo del terziario, servizi ed esercizi commerciali. Poi questa slide ci dice anche dell'altro, che appunto anche in termini invece di complessivamente di imprese c'è stato un calo nell'ultimo anno. Quindi evidentemente ancora una volta avere consapevolezza di questo dato può essere utile per poter sviluppare consapevolmente delle politiche del lavoro che siano, come dire, basate a partire da questa articolazione. Allora, andando verso le conclusioni, abbiamo visto quindi che sì, siamo di fronte a degli elementi, come dire, di continuità, ma osservando alcune variabili come l'età, come quella dell'età, come quella appunto della provenienza geografica degli stranieri, così come appunto quella del tessuto lavorativo, ci confrontiamo con appunto delle discontinuità. Discontinuità che appunto sollevano delle nuove domande e che ci interrogano anche su quale possano essere le risorse per, come dire, per poterle, per poter rispondere a alcune di queste domande, evidentemente non tutte. Allora, volevo riprendere una cosa che diceva prima Giuseppe, che è una convinzione molto forte condivisa all'interno del, delle persone che attualmente hanno gravitato finora intorno a questa iniziativa, a questo progetto del forum, che è quello che appunto Arese in realtà si è dotato di un tessuto associativo molto forte, che vale la pena di valorizzare, a partire dal fatto che la qualità della vita non è data solo da fattori di tipo economico, come quelli che abbiamo visto, ma
crediamo appunto che la qualità della vita sia legata innanzitutto anche al capitale relazionale delle persone, perché è da qui che si possono sviluppare molte cose, che siano dalla famiglia alla appunto ai gruppi ristretti, alla comunità più allargata, come appunto siamo noi qui adesso. Allora, solo un brevissimo cenno. Ad Arese, secondo l'albo delle associazioni, l'anno scorso c'erano 104 associazioni che operano in diversi ambiti. Ci sembra che, a titolo di esempio, è già stato citato, l'UNITER possa essere emblematica di un modo di concepire l'associazionismo come risorsa per il territorio. Allora, l'UNITER, che opera appunto ad Arese da molti anni ormai, è riuscito appunto a valorizzare, utilizzando in modo produttivo, le risorse umane e culturali presenti sul territorio. Intorno all'UNITER girano tantissime persone, è un luogo appunto di partecipazione, di aggregazione sociale, di sviluppo culturale. Ecco, a noi piacerebbe come forum seguire questo esempio nello spirito, perché appunto è quello che piacerebbe che il forum diventasse un luogo appunto di partecipazione. Grazie e buon proseguimento.